Martedì 6 maggio ci sarà un'altra raccolta ad Augusta, raccolta di firme per la petizione che mira a modificare l'operazione Mare Nostrum. Ne parliamo con Pietro Forestiere, che è portavoce di Fratelli d'Italia ad Augusta, ma anche in sinergia con un altro comitato, la Costituente Civica, che ha promosso questa iniziativa della petizione. Siete arrivati, mi pare, a 2000 firme, se non sbaglio. Sì, già. Esattamente 1700, andiamo a superare le 2000 firme, ovviamente grazie alla collaborazione non solo del Movimento Politico di Fratelli d'Italia, ma del Movimento di Rete Civica Nazionale, del Comitato Spontaneo dei Residenti di Terravecchia Paradiso e del Comitato Cittadino Augustano, senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere un'adesione tale da parte della cittadinanza augustana. Quindi avete avuto questo riscontro, ma vi sembrano poche le firme o volete ancora cercare di aumentare per dare in qualche modo il polso della situazione ai commissari ma anche al prefetto di Siracusa? Superare la soglia simbolica delle 2000 firme è già significativo di per sé. Ora non importa se ne raccolgano 1000 o 5000, importa rappresentare ufficialmente con una petizione nella quale sono contenuti nome, cognome, documenti di identità e firme dei cittadini augustani, un segnale ai commissari straordinari alla prefettura di Siracusa, e che poi verrà trasmesso al Ministero dell'Interno a Roma, che poi sono le sedi competenti per decidere in merito a quella che è la nostra duplice proposta. La proposta di rilievo nazionale, che comporterebbe la modifica della dispendiosa operazione Mare Nostrum nella direzione del blocco navale dei porti di partenza, ciò che sosteniamo sin da gennaio, molto modestamente sin da gennaio, nel silenzio assoluto di tutta la politica nazionale e dei governanti nazionali. La seconda proposta, che è più di carattere di rilievo cittadino, prevedrebbe il divieto di centri di accoglienza di alcun tipo nelle città, nei comuni che sono già a rischio di dissesto finanziario, esattamente come il comune di Augusta, che ha debiti per 60 milioni di euro, e nei comuni che presentano delle particolari drammaticità come inquinamento o elevati tassi di disoccupazione, nei quali purtroppo Augusta detiene tristi primati nazionali. E infatti, ma allora questa operazione non è di stampo razzistico, no? Perché molta gente ha l'opinione che ci sia una vena razzistica in questo caso. Abbiamo subito l'accusa di razzismo soltanto il primo mese in cui denunciamo e lanciamo questo allarme a gennaio, quando semplicemente non ne parlava nessuno. Negli ultimi mesi gran parte dei cittadini augustani si sono resi conto che l'unico razzismo perpetrato finora è stato semplicemente quello nei confronti dei cittadini italiani. I cittadini italiani sono i veri disperati di questa fase storica. Allora, martedì 6 maggio l'ultima raccolta dove sarà? Con precisione. Martedì mattina dalle ore 9 alle ore 13 in via Marina Ponente e altezza del mercato rionale.